Abbiamo visto il Drytron, ragazzi, lo so, già ve l'abbiamo fatto vedere, ma ve lo facciamo rivedere, ovviamente, perché signori, questa se no è il canto del cigno del 2020. Questo è un po' ciò che chiude in bellezza, oserei dire, questo 2020, tanto tanto particolare nella vita reale, straordinario, oserei dire, in Yu-Gi-Oh! Lo so, è un paradosso, il paradosso di Yu-Gi-Oh! Ma noi ce lo becchiamo così com'è. Il Drytron è l'ultimo mazzo, diciamo, uscito con l'ultima espansione, Genesi Impatto. Signori, fa delle cose veramente incredibili. Guardate già a partire da questa carta, signori, la Field con la nave madre che spara tutti i mostri Drytron. Intanto sono mostri spammini molto interessanti che ti permettono di tributare o un mostro del loro stesso archetipo oppure un mostro rituale dalla mano o terreno, e si evocano oppure si evocano dalla mano e triggerano determinati effetti come l'aggiungere una carta rituale, l'aggiungere un mostro rituale, fanno veramente un casino. E poi ovviamente li possiamo unire a tanti archetipi rituali che stavano lì lì un po' sotto il tappeto ad aspettare solo di tornare in auge. Adesso vediamo, ragazzi, adesso li vediamo. Allora, intanto tutti i nostri bellissimi sercini, Cyber Emergency, questa è una carta bellissima in questo deck perché ti permette di aggiungere un mostro luce e macchina, così sono tutti luce e macchina. Ne abbiamo aggiunto Gamma, Prep che ci aggiunge Cyber Angelo Bentham, bellissimo, Drytron Fafnir che ci aggiunge Drytron Nova, questa è una delle carte più forti del mazzo perché ci permette di quick launchare direttamente una macchina direttamente dal nostro deck, due volte direttamente, avete combo direttamente per due, direttamente per tre per l'appunto, sul nostro terreno, fa delle cose veramente incredibili, quindi io direi di utilizzarla e subito mettiamo direttamente, aterami sotto nei commenti, aterami, non si dice più direttamente, cancellatelo da tutti i copioni. Non è facile fare questo lavoro, non è facile, ma è molto facile però andare a sconfiggere l'avversario con i Drytron. Alfa fa l'incuribo dal nostro, dal nostro cimitero, non lo sto più dicendo quella parola, mette il nostro amico, sempre il nostro Alfa, che poi ci va ad aggiungere Megalith, Ofa, Gamma, vedete, entrano sul terreno come se nulla fosse, ragazzi, cascano a cascatamente sul nostro terreno. Già ce ne sono tre, ragazzi, potrebbero anche utilizzarci Nibiru, direttamente potrebbero farci tutto. Abbiamo mandato dalla nostra mano al cimitero Bentham per evocare Full, il Megalith Full veramente molto molto bello. Che cosa succede? Bentham ci aggiunge alla mano un altro Bentham, effetto di Megalith Put, arriva in permanenza infinita, ok, tranquillamente andiamo a fare Mega Phantom Beast Aurora Donna, effetto di Aurora Donna, un'altra in permanenza, signori, due in permanenza, ok, questo era il video che volevo, sì, lo sapete benissimo, io sono affamato di queste situazioni, mi piace tantissimo quando il deck storna, quando ci danno delle situazioni di carico pesante, di stress, perché possiamo andare a far vedere il mazzo che cosa fa. Ora non ci emozioniamo troppo, stiamo molto calmi, molte volte è più il giocatore che va in ansia piuttosto che il mazzo. Perché? Perché questo mazzo può andare a scombare anche through to impermanence, ci hanno interrotto per ben due volte, ragazzi. Gli faremo il cosiddetto anche in questa situazione. E andiamo a vedere, signori. Evochiamo dal cimitero Delta, avete visto? Abbiamo offerto come tributo un Drytron, un mostro rituale, lo abbiamo evocato specialmente, va bene? Ok. Poi abbiamo pescato, richiamato dalla tomba, male non fa, Apollo usa. Comunque, signori, abbiamo chiuso con richiamato dalla tomba, con la signorina Apollo usa, che comunque aveva due interruzioni, e il signor l'incuribo che va a svuotare l'attacco di un qualsiasi mostro dell'avversario. Comunque, che gli vai a dire? Che gli vai a dire, signori? Eh beh, la roba ci hanno interrotto per ben due volte, Ci hanno interrotto due volte, e beh, l'avversario gioca un po' più sulla difensiva, non vuole utilizzare giustamente dei mostri, va bene, non c'è il minimo problema, va bene. Allora, siamo prontissimi anche per questa situazione. Perché? Megalito Betor, abbiamo messo nella nostra mano questo piccolo totem della roccia, quasi una sorta di ziggurat vivente. Che cosa fa questo mostro? Allora, quando viene evocato, intanto possiamo scartare questa carta e vogliamo tramite rituale un mostro rituale Megalito dalla mano, offrendo come tributo mostri dalla mano terreno con un livello totale pari o superiore al livello di questa carta. Già è tanta roba, ma se questa carta viene evocata tramite rituale, puoi scegliere come bersaglio un numero di carte controllate dall'avversario fino al numero di mostri rituale con nomi diversi nel cimitero distruggile. Quanti mostri rituali ci abbiamo nel cimitero? Oh, anche troppi. Io direi anche troppi. Allora evochiamolo. Che problema c'è? Gamma si evoca sul nostro terreno, si evoca direttamente al Thais perché abbiamo tributato, no? Bentham. Va benissimo. Effetto di Bentham. Aggiunge l'amichetta Manju.
il nostro ragazzo non ha nemmeno fatto un'evocazione normale, vedete, facciamo solo special qui dentro, giusto Nibiru potrebbe fermarci, ma come avete visto si rievocano tutti dal cimitero, quindi è un macello, ragazzi. Ok, Manju, giudizio solenne, scusate, sì, giudizio solenne, questa è Judgment, un'altra interruzione, signori, Manju non ce lo fanno utilizzare, e allora... Tuban, mettiamo sul nostro terreno Alpha, aggiungiamo la nostra mano da davanti, è bello, la Morph Factor Pena, dove riusciremo ad evocare, vi giuro ragazzi, il Draco Sovrano Immaginazione, The Imagination Draco, madonna che bello ragazzi, che bella roba. Alter, vedete signori come si intercambiano i nostri amichetti robotici, come entra sul nostro terreno, benissimo, abbiamo aggiunto alla mano un altro Beton. Sapete quello che sto per fare, sì, cioè, lo sapete benissimo che cosa mi sta frullando per la testa in questo momento, ed è un qualcosa di molto molto gustoso. E allora, effetto di Beator, mandiamo al cimitero Beator, offriamo come tributo il nostro amico Amor Factor Pen e mettiamo una copia di se stesso. Che cosa facciamo? L'effetto di Beator, per ogni mosso rituale nel nostro cimitero possiamo spaccare un certo numero di magie trappola sul terreno dell'avversario. E allora signori, addirittura in permanenza infinita, l'avversario lo fa giustamente di disperazione sopra Altais per non poterne riutilizzare l'effetto, ma piazza pulita ragazzi, via, tutto via ragazzi, ancora, tutto per noi. E allora andiamo a fare il nostro amico Trishula, non c'è il minimo problema, è molto molto giusto che vada a chiudere lui questa partita, anche se signori, la Morphact, insomma, il Beator ci ha fatto veramente il suo sporco lavoro. Vedete signori come il mazzo riesce a dilare con tantissime situazioni. Ma non è finita qui, Non è finita qui, voi lo sapete, io sono un pazzo e voi ne siete consapevoli. Questo mazzo ci permette di fare cose pazze. E allora, piatto ricco, mi ci ficco, andiamo! Si parte allora! Con questa mano, signori, si possono fare cose veramente incredibili. Stavolta andiamo un pochetto più rapidi, signori, con prep ne andiamo ad aggiungiamo i nostri... Vedete, poi o i pezzi di combo ce li hai tutti in mano, perché comunque le ratio te lo permettono, oppure hai tutti i vari mostri che ti permettono di fare delle cose incredibili, signori, delle cose incredibili! Ed è un casino, signori, perché si evoca, si rievoca, si discomba. Stavolta andiamo a fare direttamente Apollo USA. Ecco, signori, vi dimostrerò in questa partita che possiamo fare a meno anche di Apollo USA. Non sto scherzando. È una cosa che vi dico qui. Io tributo... Ora, signori, Apollo USA ora è una delle carte più forti in campo 3200. Oltre 3 negazioni ci può fare veramente tutto. Io vi dimostrerò, io ne farò a meno. Noi faremo a meno di Apollo USA, vi dimostrerò che questo mazzo può permettersi di fare a meno di Apollo USA, sarà qualcosa di molto interessante, vi assicuro. Full, ci aggiunge Bentham, ci aggiungiamo ancora Bentham, questa signori è se o no la carta più forte del nostro mazzo, sì, non sto scherzando, un 1800 con 1500 è un mostro, non so, più forte, vedete, ovviamente godetevelo ragazzi, è che veramente è uno dei più forti, vi assicuro, un casino, perché non fa altro, tra l'altro... È anche bella prosperosa, Cioè, strano che non ce l'abbiano. No, di solito censurano, fanno, Ed è strano che non ci abbiano messo qualche pelo strano. Vabbè, complimenti. Vabbè, sono contentissimo. Pull, andiamo ad evocare Ofia. Effetto della nostra amica Bentham. Vedete, aggiungiamola, ma non continua ad aggiungere. Aggiungiamo Megaito Hawk. Guardate che bello. Mamma, figlio e spirito del nostro mazzo, veramente incredibile signori. Abbiamo aggiunto alla mano anche l'anima della luce e della purezza, che bella roba signori. Abbiamo rimesso Altais, mettiamo in mano richiamato la Loma, aggiungiamo Manju, vedete quanta roba che fa Manju in tutto questo. Non abbiamo fatto l'evocazione normal, non è stata fatta in tutto questo un'evocazione normal, è un casino signori. Effetto di Manju, aggiungiamo la mano, eccolo qui ragazzi, si prepara, è lì che freme, che scalpita, che vuole entrare in campo il Draco Sovrano Immaginazione. Io scusate, mi continua a piacere più The Imagination Draco, che non lo so, proprio immaginazione, ma molto, dai, rivalorizziamo l'italiano, dai, com'era che diceva Sabatini, troppi inglesismi nella nostra lingua. Da persona che l'ha conosciuto Sabatini posso dirvi che è meglio non farlo arrabbiare. E allora aggiungiamo sul terreno, allora, checkpoint di prima, no, Beatrice, perché Beatrice è molto importante, perché con il suo effetto mandiamo al cimitero una carta qualsiasi dal deck, mangio trappola. Abbiamo mandato al cimitero questa piccola carta, anche questa molto cattiva, guardate queste gustosissime pupille bianche del nostro sovrano. Questa carta durante la standby phase dell'avversario noi l'attiviamo, ok, in questo turno non c'è battle face.
prepariamo un bel dolce a sorpresa per l'avversario, ve lo possiamo assicurare. L'abbiamo mandato al cimitero. Vi ricordate nel video precedente che cosa abbiamo fatto? Auroradon. Ecco, qualcuno già gli staranno luccicando gli occhi, già sa qualcuno quello che sta per succedere. Effetto di Auroradon, andiamo a distruggere tre mostri sul nostro terreno, in questo caso i suoi token, e aggiungiamo una carta trappola direttamente dal cimitero, ragazzi. Ed ecco il nostro sovrano che è pronto a regnare assieme al draco sovrano Immaginazione. Ci sta, fila tutto completamente come uno dei romanzi più belli di Umberto Eco. E allora sul nostro terreno andiamo a fare, eccolo qui signori, draco sovrano Immaginazione. Perché tutto questo è stato possibile? Grazie a Ophial, signori. Possiamo evocare un mostro rituale nella nostra mano, offrendo come tributo questa carta e mostri dalla mano, compreso questa carta, con livello totale o pari o superiore al nostro mostro. Il nostro bellissimo mostriciattolino a ben 8 stelle, e quindi insomma è stato tutto possibile. Abbiamo mandato al cimitero Leve, abbiamo mandato al cimitero anche Oak, e hanno creato il nostro bel sovrano. Che cosa fa questo mostro? Adesso finalmente ve lo posso presentare. Intanto un Amorphage, signori. E chi i più stagionati sanno l'Amorphage Goliath, quali emozioni ci ha regalato nel drago bianco occhi blu, non permettendo all'avversario di evocare dall'extra deck la combo famosa con numero 95. Insomma, scende una lacrimuccia. Questo mostro è ancora più forte perché annulla gli effetti dei mostri fusione sincro e Xyz scoperti mentre sono sul terreno. Se questa carta viene mandata dal terreno al cimitero, possiamo aggiungere un mostro draco sovrano dal deck alla mano, certo Amorphage. Ma la cosa più bella, se viene evocata tramite rituale, l'avversario salta la prossima main phase 1. Che cosa dire di più, signori? Che cosa dire di più? Ma cosa devo dire, signori? Cosa devo dire? End phase, l'avversario pesca, stand by. Abbiamo utilizzato tuono del sovrano, ok? Tuono del sovrano. Che cosa faceva tuono del sovrano? Gli faceva skippare la battle phase. Questo gli fa skippare la main phase. L'avversario che cosa fa? Passa in end phase. Non gioca. L'avversario non gioca. Esatto, signori. Questo potrebbe essere considerato un bellissimo FTK, perché non facciamo giocare l'avversario. Signori, è un casino. Signori, è un casino, perché noi non dobbiamo fare altro che rievocare, e sappiamo benissimo che tramite questi mostri evochiamo senza nessun problema. Ci basta tranquillamente mettere sul terreno un Drytron direttamente dal cimitero che abbia 1000 o più. E signori, ha fatto. L'avversario non ha giocato. Noi andiamo a scoppiarlo direttamente, ed è molto giusto che termini la partita del nostro Amor Factor Pain. Signori, che bellezza, che bellezza, mamma. Non potete capire, signori, una bellezza, veramente è incredibile. È incredibile. Questo mazzo ci regala veramente delle cose molto molto importanti. È un mazzo che certamente continueremo a farvi vedere, anche se vogliamo l'abbiamo fatto anche andare addirittura in un debito di 1550 life points. È veramente incredibile. E quindi, signori, io intanto vi consiglio questo mazzo, perché è un mazzo veramente interessante. Se vi piacciono i rituali, i vari Drago Chaos Maximum, Magician of Chaos, diciamo c'è tanta tanta roba al fuoco, ma vi consiglio, sulla scorta di tutte le bellezze, ora al netto di questo mazzo, guardate le bellezze che ci sono in questo gioco. Yu-Gi-Oh! È veramente tornato quella bellezza che è sempre stata, il gioco più bello del mondo, quello che tanto abbiamo supportato e che sempre continueremo a suggerirvi, perché è veramente qualcosa di incredibile. Vi suggeriamo anche di farvi il vostro mazzo e di tornare subito al gioco. Se volete, noi possiamo fornirvi tutti i mazzi e tutti i deck che volete, basta semplicemente iscriverci, trovate tutti i contatti qui sotto in descrizione. Signori, sarà molto molto bello, sarà bellissimo, ve lo assicuro. Con questo mazzo siamo pronti al 2021, anche con degli altri nostri mazzi, per carità. Scendi in campo anche tu e vivi anche tu la tua bellissima storia assieme a noi. Grazie mille per la visione, come sempre. Grazie anche per il tuo supporto, per il tuo affetto, perché semplicemente con la visione tu supporti la nostra abilità di fare video e ci permetti di rimanere qui su YouTube. Quindi grazie, grazie, grazie ancora, e come sempre, stay over, stay over, stay sempre oltre!